Centro sportivo Vismara di Milano, il Chievo di Nicolato nella tana del Milan, a caccia dell'impresa. Vincere oggi per conquistare il secondo posto solitario in classifica. Si aspetta però soltanto il fischio di Lanza per vedere l'esecuzione. Parte la rincorsa di Carmona, il sinistro tagliato, Coletta va a controllare con grande sicurezza. Grappolo all'altezza del dischetto, ora si aprono tutti, Koulibaly prolunga di testa, Ekuban, la palla grassa, lì c'è il gol straordinario di Ekuban, viene annullato. Il motivo, sinceramente, al momento resta un mistero. Ancora il Milan con Bertoni. Carmona ha spazio sulla tre quarti, cerca di andarsene in mezzo a Koulibaly, il sinistro, il miracolo di Coletta, poi con coraggio su Comi che rischia di fargli anche male. In posizione regolare, che parata di Jacopo Coletta. Attenzione a Bertoni, allarga morbido sulla destra, sono in due, c'è Calvano, c'è anche De Sciglio che anticipa Solini, se ne va con un grande spunto, De Sciglio, il cross tagliato, Coletta, ancora con grandissima sicurezza il portiere del Chievo. Movimento a convergere del nigeriano, l'1-2 con Innocenti, il pallone dentro, Coletta, e viene dato il calcio di rigore, Coletta su tutte le furie, penalty per il Milan. Adesso Comi contro Coletta, parte l'ex Torino, il suo destro, spiazza Coletta, il vantaggio del Milan, gol numero 23 in campionato del capocannoniere Gianmario Comi. Prosegue dritto, Solini lo ferma, poi Carmona, vuole lo spazio per il sinistro, supera due giocatori, cerca il tiro, Coletta la tiene con grande sicurezza. Carmona mette giù col sinistro, il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, arriva adesso Innocenti, tiro cross, Comi con il tacco, rischia un gol d'antologia, pallone che esce di pochissimo. Sbaglia il rinvio Narduzzo, attenzione a Kirilov, innescato da Domenico Franco, Kirilov contro Rodrigo Eli, lo spazio per il sinistro, il tiro, la tiene lì Narduzzo, chance qui per il Chievo. Forse ci sarà giusto il tempo per battere questo calcio d'angolo con Burato. Tutto il Milan nella propria area di rigore, Burato ad uscire per Koulibaly, stacca Solini, sono in due sul secondo palo, Franco il destro, il pallone che finisce alto di poco, fiammata Chievo proprio allo scadere del primo tempo. Controllo su De Sole, scarico per Maccarone, si fa vedere Gallo, il tocco invece per Domenico Franco, tagliato dentro, attenzione la palla è buona, Kirilov, Kirilov ancora, c'è il gol del pareggio, il pareggio del Chievo col Kirilov, 9 in campionato per lui, è arrivato il pareggio. Grande giocata sulla destra, cross tagliato, stupendo di Domenico Franco. Non affonda i colpi il capitano del Milan, tocca corto per Calvano, Lora non controlla subito, arriva adesso De Sciglio in sovrapposizione. Bella questa giocata, il cross è basso per Comi, con coraggio Coletta che forse ha la peggio, si salva il Chievo, sarà calcio di rinvio. Pallone teso con le mani per Umunegbu, cerca di fuggire alla guardia di Solini, gran pallone all'indietro, la correzione di De Sole, deviazione decisiva di un difensore gialloblu, forse Maccarone, palla fuori. Franchini, ottimo il raddoppio su Calvano, attenzione perché la palla è buona, Hernandez con Kirilov da quest'altra parte da solo, il pallone è un po' troppo lungo, Kirilov però può arrivarci, non è finita, il servizio non è precisissimo, secondo palo Kirilov, Hernandez non ci arriva di una spanna, fiammata del Chievo vicino al gol dell'1-2. Franchini, Kirilov detta il passaggio, non viene servito, Gallo poi no look, molto bello per Ekuban, ottimo momento del Chievo, Ekuban il pallone dentro, attenzione, tutta l'area di rigore superata, Oliboni arriva a rimorchio, il cross tagliato, Rodrigo Eli mette fuori, adesso Milan rintanato nei propri 16 metri. Ora Lora il pallone all'indietro, attenzione, Ganz si ostacola con Comi, poi si gira e batte, Coletta risponde subito, prima intenzione, Bertoni all'esecuzione della punizione profonda, attenzione di testa, la correzione di Comi, pallone alto di poco, brivido per la difesa gialloblu. Entro cercando Hernandez, pallone sulla tre quarti, Burato anticipato da Bertoni, non c'è più tempo, il Chievo continua la sua striscia positiva, clamorosa in trasferta, mantiene l'imbattibilità stagionale e ferma il Milan in casa sua, 1-1.